Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi andiamo un po' avanti nel tempo e parliamo di quello che sta per arrivare alla prossima stagione, cioè l'arco 3.0. Ed in questo video andiamo a vedere quali possono essere le esotiche da poter usare, ma anche qualche arma leggendaria che c'è adesso che potrebbe prendere il sopravvento come possibile futuro meta. Vi ricordo ovviamente che non sappiamo ancora niente dell'arco 3.0 e proprio come è accaduto con il solare è possibile che non sapremo niente fino al 23 di agosto con l'inizio della nuova stagione. Quindi avere un po' di idee già da adesso sicuramente ci aiuterà a muoverci quando l'arco 3.0 arriverà tra le nostre mani. Quindi non perdiamo tempo e iniziamo. Prima di iniziare, veloce menzione per Instant Gaming, che come sapete è il nostro sponsor. In descrizione trovate il link al sito dove potete trovare tanti giochi e prodotti scontati, tra cui le carte PlayStation e Xbox anche, che potete usare come credito per i vostri acquisti. Così come anche i DLC di Destiny a prezzi scontati per PC, se qualcuno di voi magari sta pensando appunto allo Switch. Detto questo, arco 3.0 cosa sappiamo? Assolutamente niente, purtroppo, ma possiamo immaginare che, come è accaduto con il vuoto ed il solare, avremo a che fare con qualcosa che l'arco già fa, e cioè l'elettrificare e concatenare i nostri danni. Ci sono armi che già lo fanno, ci sono esotiche che ci aiutano a farlo, e presumo che sarà un po' la linea che seguirà anche Bungie con le future modifiche. Senza entrare troppo nel particolare, andiamo a vedere quali possono essere le armi che ci possono essere utili da prendere già ora per la prossima stagione, ovviamente senza calcolare le nuove armi stagionali che arriveranno, come è accaduto per esempio con il mini tool di Kalus di questa stagione. Allora, ovviamente skippiamo le cinetiche perché già sappiamo insomma che lì di arco c'è ben poco, e iniziamo un attimino dalle leggendarie, soprattutto visto che ho parlato del Kalus. La variabile stocastica, che è già una mitraglietta insomma che è nel nostro arsenale già da qualche tempo, potrebbe essere una papabile futura mitraglietta che possiamo utilizzare. Non so se la rimetteranno nel loot pool, perché ora in questo momento è leggermente difficile da ottenere, però il roll con frenesia alimentare e caricatore molto uccisione, di cui se non sbaglio avevo già parlato qualche mese fa o qualche anno fa, insomma roba vecchia, è sicuramente qualcosa che potrebbe essere molto interessante da avere. Ovviamente vedremo un attimino se arriverà qualcosa di nuovo in questo ambito. Vi parlo di mitragliette al 900, esattamente come la Sceta, esattamente come la rete incanalante, esattamente come il mini Kalus, per vedere qualcosa di interessante in questa famiglia di armi. Per quanto riguarda le altre, ce ne sono un paio che, di cui volevo parlarvi. Una è sicuramente Nazione delle Bestie, che è un cannone portatile che si prende da Riven. Questo è il Curated Roll con fuorilegge e libellula. Ovviamente qui dovremo vedere anche quali saranno i cambiamenti al sandbox per capire un attimino se ci sarà qualche cambiamento appunto riguardante i danni delle singole armi, soprattutto in PvE. Vi ricordo che tutte le armi ad arco ovviamente avranno quel quid in più, perché noi utilizzeremo la sottoclasse ad arco e sicuramente andremo ad utilizzare fonte di potenza, che sappiamo che ormai è tipo un must di queste nuove build, e questo equivale a far sì che le nostre armi ad arco faranno più danno, ok? Poi, altra missione speciale sicuramente per due lanciagranate, che già in questo momento sono molto molto forti, soprattutto per la pulizia. Il primo è la salva del recuperante, arma che ovviamente nei nostri arsenali già da un po', che si può prendere molto facilmente, e i suoi roll molto interessanti con grande frontali possono essere demolitore con reazione a catena o anche assassino ambizioso, che per pulire sono eccezionali. Stesso roll, lo stesso identico roll si può ottenere anche sull'acquiescenza, che è il lanciagranate del raid del discepolo. Qui ovviamente io sto ancora livellando l'arma, non ho ancora fatto questo roll, ma lo farò da qui a pochi giorni, così ce l'abbiamo anche noi nel nostro inventario. E col fatto che questo lanciagranate è a ondate, è sicuramente un'ottima cosa da tenere in considerazione rispetto alla salva del recuperante. Quindi tenete a mente queste quattro, per il momento secondo me sono quelle che vanno tenute in mente appunto per quanto riguarda le leggendarie. Per le esotiche invece, Divinity su tutti ragazzi, come sapete il Divinity è strautile per quanto riguarda l'aumentare il danno, ma come vi dicevo, con fonte di potenza il Divinity potrebbe prendere magari leggermente più piede anche per danno e basta, perché comunque il suo danno lo fa, e essendo ad arco, perché no? Per quanto riguarda invece la pulizia vera e propria, due armi su tutte sono nel nostro mirino già da tempo. Sappiamo benissimo quanto il Demonio della Trinità sia forte anche adesso, anche senza Font of Might, anche senza arco 3.0, fortissimo.
Come sapete, dopo ogni kill, soprattutto grazie al suo catalizzatore, ci permette di concatenare tantissimo danno in giro e di avere una pulizia estrema per quanto riguarda appunto i mob piccoli. Questa è un'arma che noi, per esempio, al day one abbiamo utilizzato all'interno del raid per fare l'ultima parte di Rulk. Quindi demonio su tutti, ragazzi, occhio, tenetelo lì in considerazione perché potrebbe essere molto molto utile. Stesso discorso per quanto riguarda sempre le mitragliette dell'amante del rischio. Ovviamente si parla sempre di mitraglietta 900, non si parla ovviamente di leggendarie, ma di esotiche, ma nulla toglie che questa arma potrebbe diventare stra meta, proprio per il solito discorso che vi ho detto prima di Font of Might. Amante del rischio ci permette di concatenare i nostri danni in una maniera incredibile, di fare un danno ad area incredibile già adesso. L'unico problema, tra virgolette problema, è che dobbiamo essere colpiti da un danno ad arco. Però sappiamo benissimo come questo danno ad arco può essere autoinflitto eventualmente anche, per esempio, con le granate di impulsi. Quindi, amante del rischio, ragazzi, sarà sicuramente nella nostra top 10 delle armi da utilizzare durante l'arco 3.0. Altre due menzioni speciali per quanto riguarda le energetiche, una su tutto il quarto cavaliere, che stiamo vedendo, insomma, sta riprendendo anche leggermente piedi in questa stagione con alcune combinazioni, perché comunque i fucili a pompa sono stati buffati del 15% in questa stagione, e il quarto cavaliere comunque il suo DPS lo fa, e lo fa anche tanto. Quindi nella prossima stagione aspettiamoci di vedere qualche cambiamento per quanto riguarda l'arco, e quindi il quarto cavaliere potrebbe tornare in auge, così come anche il nembo assalto. Io lo terrei sempre lì perché comunque ha i suoi buoni danni, il suo buon DPS. L'unica cosa ovviamente in questo momento è dietro a tutti, anche per colpa del suo tipo di arma, perché è un cecchino. Sappiamo benissimo come i fucili di precisione in realtà non siano all'interno del meta dei DPS, però mai dire mai, soprattutto per quanto riguarda la pulizia potrebbe essere molto utile, per esempio, ad utilizzare in pulizia da lontano, perché come le altre armi ad arco ha comunque una concatenazione molto molto ampia. Quindi tenete a mente queste armi per il momento. Ovviamente, ragazzi, questi sono soltanto dei consigli preliminari, poi quando avremo, tra virgolette, l'arco 3.0 sotto mano vedremo cosa altro c'è di interessante. Passiamo alle pesanti, con delle poche menzioni rispetto alle energetiche, secondo me, perché ovviamente per le pesanti il pool è molto più stretto. Abbiamo a che fare sicuramente con il seguito Tempest, sappiamo benissimo quanto sia forte, anche se è stato leggermente nerfato o quantomeno aggiustato per quanto riguarda il suo RPM, però il seguito Tempest continua a fare molto danno. Stesso discorso per quanto riguarda gli altri lineari o comunque tutte le altre armi di cui vi ho parlato adesso, quindi tenete a mente sempre fonte di potenza e eventualmente qualche perk delle sottoclassi che potrebbe aiutarci appunto ad aumentare il danno di quest'arma. Stessa menzione che vi ho fatto appunto anche ieri durante il video per il canale notte, per il testa calda affinato, lanciarazzi, molto interessante per via del suo archetipo, che appunto è tornato ad essere molto forte. Di questo vi ho già parlato nel video precedente, quindi non sto a ridirvi i perk che vanno trovati qui dentro, però se ce l'avete meglio sarà. Per quanto riguarda le esotiche, le due menzioni per quanto mi riguarda sono una sul Signore del Tuono, che esattamente come alcune energetiche, come l'Amante del Rischio e il Demone della Trinità, anche qui abbiamo a che fare con concatenazione e con fulmini. I fulmini del Signore del Tuono fanno danno, fanno un danno aggiuntivo, insomma ci sono tante cose che potrebbero far diventare il Signore del Tuono molto interessante. In più alcuni mitraglioni sono stati anche buffati, in questo momento ovviamente sono indietro a quasi tutte le altre pesanti, quindi assolutamente in questo momento purtroppo non da utilizzare per quanto riguarda i DPS ai boss. Però tenetelo a mente perché potrebbe essere interessante. L'altra menzione ovviamente per l'anarchia, lo conosciamo benissimo, l'abbiamo utilizzato non poche volte, diciamo così, era super meta. Vedremo un attimino se potrà tornare in auge proprio per tutti i motivi che vi ho detto fino adesso per quanto riguarda le armi. Ovviamente in questo momento è stranerfato, ovviamente sia per quanto riguarda il caricatore ma anche il danno, quindi insomma non è in questo momento un'arma da avere nel nostro arsenale, però nella prossima chissà, magari un piccolo tick di anarchia in più mentre facciamo DPS con qualche altra arma potrebbe starci.
Quindi, come vi dicevo, in attesa di vedere quale sarà poi il prossimo meta, soprattutto con le nuove armi che arriveranno, perché qualcosa di nuovo arriverà, questi sono i miei consigli per il momento di trovare, tra virgolette, e mettervi da parte per quanto riguarda le armi. Però passiamo un attimino velocemente anche alle armature e vediamo brevemente quali possono essere le interazioni che ci possono essere con le nuove sottoclassi con le armature e cosa andare già in questo momento a prendere per eventuali build. Allora, per quanto riguarda la strega, sicuramente il primo che mi viene in mente di consigliare è la corona delle tempeste. Le uccisioni con abilità d'arco aumentano la velocità di ricarica delle tue abilità d'arco ed estendono la durata di trance della tempesta, quindi trance della tempesta dura di più e le abilità d'arco, grazie ai rebbi conduttori, si concatenano e si ricaricano molto, ma molto in fretta. Mi aspetto dei frammenti e delle nature che ci permettono di aumentare la rigenerazione di granate corpo a corpo, eccetera eccetera, quindi questa roba qui sarà super super interessante. Altra menzione per quanto riguarda la strega sui guanti sarà l'artista in fuga. Secondo me converti la granata ad arco in un'anima ad arco che praticamente ci aiuterà a sparare. Io sono abbastanza sicuro che l'anima d'arco, per quanto riguarda lo stregone, verrà considerato una natura, ok? Quindi un qualcosa da utilizzare in più rispetto alla sottoclasse normale, quindi sarà sicuramente un'aggiunta in natura. E probabilmente mi aspetto anche un piccolo rework dell'artista, perché se questa roba qui diventa una natura e io la scelgo, probabilmente l'artista in fuga diventa, tra virgolette, inutile, a meno che non decidiamo di avere l'anima d'arco con l'artista in fuga e di avere dei buff particolari sui frammenti per far sì che si creano delle interazioni interessanti. Quindi occhio all'artista in fuga. Per quanto riguarda invece il petto, il busto del danzatore della tempesta potrebbe essere interessante, perché ogni bersaglio sconfitto con trance della tempesta aumenta i danni che questa infligge e ti restituisce energia della super quando trance della tempesta termina. Quindi sarà un modo sicuramente per concatenare super, un po' come facciamo già adesso per esempio con il protocollo della Fenice. E in più dovrebbe aumentare i danni. Aumentare i danni potrebbe essere interessante se magari prima di andare da un boss andiamo a pulire un pochino in giro e poi andiamo a fare un po' di danno al boss. Quindi questo sarà sicuramente da tenere in mente la prossima stagione. Ovviamente stabilizzatori geomagnetici devono essere nel nostro inventario, quindi tutte queste esotiche che vi sto facendo vedere, se non le avete ragazzi, vi ricordo che ogni giorno nei settori perduti potete andarli a farmare, controllando appunto che ci sia il pezzo di armatura che cerchiate. Stabilizzatori, danneggiare i bersagli con onda del caos estende la sua durata. Questo aveva una lista di perk molto più interessanti prima, poi sono stati nerfati, però tenete a mente che comunque aumentare la durata dell'onda del caos ci permette di aumentare di tantissimo il DPS di quella super. Quindi vedremo anche qui se ci sarà qualche interazione interessante da utilizzare con la strega. Per quanto riguarda il cacciatore invece, andiamo a vedere quali possono essere delle esotiche utili da avere per appunto il caccia. Menzione particolare per il ranger della piaga, che sappiamo che è arrivato un po' in sordina, si utilizza un po' così, ma toccherà vedere un attimino se con l'arco 3.0 potrà tornare in auge, che vi ricordo appunto è un esotico arrivato da poco. Gli attacchi renderizzati con il bastone ad arco infliggono danni notevolmente maggiori e generano sfere di potere per i tuoi alleati. Potrebbe essere utilizzato per alcune manovre tra virgolette difensive contro alcuni boss eventualmente, ma bisognerà capire un attimino se verrà reworkato oppure no. Sulle braccia sicuramente la stretta di mano del bugiardo potrebbe tornare ad essere molto interessante. La stretta di mano del bugiardo, come sapete, è stata una delle esotiche più forti che abbiamo avuto, se non ricordo male, torno a Shadowkeep, proprio per via della One Two Punch, la famosa One Two Punch, la build con il pompa e il corpo a corpo. Lo è ancora discreta per alcune cose. Se cambieranno qualcosina sia al corpo a corpo del caccia sia all'arco 3.0, potrebbe tornare ad essere interessante. Sul petto abbiamo due pezzi su tutti, ovviamente il primo è il flusso Raiden, l'unico esotico che in questo momento si può utilizzare per il cacciatore ad arco. Attacchi rapidi e consecutivi con il bastone ad arco ne aumentano danni e durata, quindi aumentate i danni della super e in più ne aumenta la durata anche di parecchio. Quindi se ci sarà eventualmente possibilità di fare DPS con questa super, il flusso Raiden sarà sicuramente una dei top pick. Sempre sul petto, il lampone fortunato è una di quelle esotiche che in questo momento si utilizzano solo esclusivamente per fare le taglie, però avere la possibilità di avere la granata saettante sempre a disposizione potrebbe essere interessante. Quindi è un'esotica che
ha del potenziale, ma in questo momento probabilmente rispetto ad altre non è quella che mi aspetto che faccia sfracelli. Sulle gambe invece non c'è niente che in questo momento mi sento di consigliare, a parte le esotiche tra virgolette generiche, come appunto possono essere magari i Galp o la macchina da ballo radiante, oppure il giullare Gemini, insomma niente che sia espressamente legato all'arco. Poi finiamo con il titano. Allora, sul casco una menzione particolare se la becca l'elmo indistruttibile, che come sapete è anch'essa una di quelle esotiche che si usa in questo momento solo per fare le taglie, se ci sono da fare delle cose particolari con il corpo a corpo. E le uccisioni ad arco con il corpo a corpo attivano la rigenerazione della salute in primis, e in più ripristinano l'energia del corpo a corpo totale se appunto fate una kill, il che vi permette di spammare in continuazione corpo a corpo un po' per tutti. Per quanto riguarda le braccia, nessuna menzione particolare, ovviamente a parte i sintocipiti che continueranno ad essere forti. Sul petto ovviamente la cotta della stella cadente sarà una delle esotiche più forti, lo è tuttora una delle esotiche più forti da utilizzare sul titano, perché aumenta considerevolmente i danni dell'impatto di collisione fulminea, quindi del Superman. Ed è molto, ragazzi, il danno in più che fa, quindi è sicuramente da avere. Menzione particolare anche per l'armamentarium, che fornisce una granata aggiuntiva. Se le granate in qualche modo diventeranno interessanti con appunto i frammenti, le nature, eccetera, eccetera, averne due con l'armamentarium potrebbe essere interessante. Sulle gambe in realtà esattamente come il cacciatore non c'è niente di specifico per l'arco, ma una menzione se la becca sicuramente i Valicadune, che con lo scatto più veloce i danni del corpo a corpo concatenati, quindi occhio a questa concatenazione, che potrebbe essere una cosa che potrebbe andare a braccetto appunto con l'arco 3.0. Quindi signori, questi erano i miei consigli per quanto riguarda adesso fino al 23, quindi incominciate a mettervi da parte qualche esotica se non l'avete ancora presa, qualche arma se non l'avete ancora presa, aspettando di vedere eventualmente le nuove esotiche che arriveranno, sia per quanto riguarda le armature, sia per quanto riguarda le armi, anche lì, sia per quanto riguarda anche le leggendarie. Però se abbiamo già da parte, tra virgolette, queste armi e queste esotiche, secondo me avremo sicuramente un'ottima base di partenza per cominciare bene la stagione. Come sempre qui sotto nei commenti fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate, come vi state preparando all'arco 3.0, se pensate di portarvi dietro qualcosa di interessante che non ho menzionato, così da rendere il video utile a tutti. Io come sempre vi ringrazio di aver guardato il video, vi chiedo di lasciarmi un like, vi chiedo eventualmente di lasciarmi anche un super grazie che trovate accanto al like se il video vi è particolarmente piaciuto, e noi ci vediamo alla prossima.